Amen, gloria a Dio, benedetto il nome del Signore, pace a tutti quanti, eccoci di nuovo qui, in una nuova seduta, per parlare delle cose grandi di Dio, della sua parola. Benedetto sia il nome del Signore, è bello stare insieme, passare un po' di tempo, esaminare le sacre scritture. Benedetto colui che dimora nella volontà di Dio, che scruta ciò che è scritto nel sacro libro, la Bibbia, appunto. Bene, vogliamo leggere, con l'aiuto del Signore, un passo che si trova nell'Evangelo di Luca, il terzo Evangelo di Luca. Leggeremo il capitolo 14, i primi sei versi. Vogliamo leggere nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, benedetto in eterno. Leggiamo. Ora avvenne che, essendo egli entrato in casa di uno dei principali dei farisei in giorno di sabato a mangiare, essi lo osservavano. Ed ecco un certo uomo idropico era quivi davanti a lui. E Gesù prese a dire ai dottori della legge e ai farisei: egli lecito di guarire alcuno di giorno di sabato? Essi tacquero. Allora preso colui per la mano, lo guarì e lo licenziò. Poi fece loro motto, dicendo: chi è colui di voi che, se il suo asino o il suo bue cade in un pozzo, non lo ritragga prontamente fuori nel giorno del sabato? Ed essi non gli potevano rispondere nulla in contrario a queste cose. Bene, è un passo molto importante. Benedetto è il nome del Signore, nel quale, come sempre, in tutti i passi, essendo parola di Dio, essendo parola infinita, si possono trarre una infinità di insegnamenti. Abbiamo qui la figura, immediatamente viene presentata la figura del Signore Gesù Cristo. Infatti tutta la Bibbia è cristocentrica, tutta la Bibbia parla di Cristo, dalla Genesi all'Apocalisse. E qui vediamo il nostro Signore Gesù Cristo che entra in una casa, specialmente in casa di uno dei principali dei farisei, in un giorno di sabato, per mangiare, e tutti quanti lo osservavano. Ora, il nostro Signore Gesù entrò per prendere cibo e questo fa riflettere molto, direi. Qualcuno chiederà: perché, fratello, fa riflettere? Perché Gesù mangiava? Esatto, fa riflettere molto perché Gesù mangiava. E questo dimostra che Gesù era vero uomo. E come vero uomo, oltre ad essere vero Dio, aveva acquisito una natura umana, egli era anche vero uomo e come vero uomo aveva bisogno di mangiare, altrimenti sarebbe morto. Qualcuno obietterà e risponderà: ma Dio non si può uccidere. È vero, Dio non si può uccidere, ma il corpo che Dio ha preso per identificarsi con l'umanità, quindi un corpo vero, un corpo veramente umano, quel corpo, se non fosse stato alimentato, se non sarebbe stato alimentato, certamente sarebbe morto. Quindi questo dimostra il fatto che Gesù, pur essendo Dio, la seconda persona della Trinità, è stato veramente uomo, in maniera tale da potersi identificare, lo ripetiamo, con l'umanità, e questo aveva lo scopo di perdonare tutti quanti i peccati nostri e darci una possibilità. Benedetto il nome del Signore. Quindi Gesù, come uomo, aveva bisogno di mangiare, altrimenti sarebbe morto, non Dio, ma il corpo che egli aveva preso. Ora però un'altra importante osservazione è che Gesù, pur essendo uomo, era Dio. E essendo Dio, egli lo ha dimostrato. Perché lo ha dimostrato? Lo ha dimostrato in tanti modi. Ma ne parleremo di uno in particolare, visto che stiamo parlando di cibo, visto che stiamo parlando che Gesù aveva necessità di mangiare, altrimenti il corpo che aveva preso sarebbe morto, visto che questo dimostra che era veramente un uomo, visto che stiamo parlando di queste cose, dimostreremo che egli è Dio seguendo appunto questo ragionamento. Per cui notiamo in Matteo e anche in altri Vangeli, comunque il primo Vangelo è Matteo, nel capitolo 4 vediamo che Gesù a un certo punto viene battezzato nell'acqua, benedetto il nome del Signore, per immersione, come vuole che sia fatto il battesimo nell'acqua. Fuori esce dall'acqua e
e va nel deserto. Ora cosa succede nel deserto? Succede che egli non si porta nulla, non si porta cibo, non si porta acqua e vi rimane per 40 giorni. Ora raccontano gli esperti che qualsiasi persona si inoltri nel deserto senza acqua e senza cibo, è questione di ore che comincerà a perdere acqua su acqua del proprio corpo, comincerà a deteriorarsi. Ed è questione di pochissimo tempo che quella persona appunto muoia. Benedetto il nome del Signore. Ora Gesù Cristo, il nostro Signore, è stato nel deserto 40 giorni e 40 notti e non è morto. Dimostrando così che egli era vero Dio, era vero uomo, ha preso veramente un corpo umano, ma allo stesso tempo era vero Dio. Perché nessun uomo può vivere 40 giorni nel deserto senza un intervento divino. Ed egli ebbe la forza da se stesso, perché egli era Dio, benedetto il nome del Signore. E quindi, essendo appunto Dio, egli poteva fare questo, anche se come uomo si sottoporrà al volere del Padre, benedetto il nome del Signore. Ma il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo sono tre persone ben distinte, ben diverse, ma un solo Dio, un solo cuore, un solo sentimento. Abbiamo già parlato molto di questo, potete vedere i nostri video, in particolare la Trinità, il Battesimo Trino e altri video dove appunto parliamo anche la bestemmia dello Spirito Santo, insomma tutti questi video dove spieghiamo in maniera dettagliata, no? E tecnica, scusate questo termine, ma è giusto usarlo, e tecnica appunto i concetti biblici, in particolare della Trinità. E quindi Gesù entra dentro questa casa di quest'uomo, benedetto il nome del Signore, per prendere cibo. Appunto, egli aveva bisogno di mangiare in quanto era un vero uomo. E oggi queste cose sono scontate per noi, in linea di massima, ma nell'antichità hanno dato molto filo da torcere per quanto riguarda il salvaguardare queste verità bibliche, per quanto riguarda appunto portarle alla luce, perché erano anche i primi secoli e ci sono state molte diatribe in merito. Bene, ora però non vogliamo soffermarci unicamente in questo passo che abbiamo letto, ma come spesso facciamo, vogliamo un pochino anche toccare altri passi della parola di Dio, ora qui, ora lì, perché la parola di Dio è molto ricca e c'è molto da parlare. Benedetto il nome del Signore. La parola di Dio è una sola, è un solo discorso che inizia appunto nella Genesi per finire poi nella Apocalisse. Ora però è anche suddivisa, no? Abbiamo ad esempio l'Antico Patto, il Nuovo Patto. Qualcuno chiederà qual è più importante e noi rispondiamo: nessuno dei due è il più importante, perché l'uno senza l'altro è incompleto. Attenzione, è una grande verità e non siamo ostici nei confronti dell'Antico Patto, perché l'Antico Patto ci aiuta a comprendere il Nuovo Patto, viceversa, e poi l'Antico Patto è anche per noi. Non è che con l'avvento del cristianesimo l'Antico Patto passerà, ma assolutamente no. Ancora oggi siamo sotto la Torah, sotto la legge, sotto l'insegnamento. Infatti non siamo giustificati per la legge, perché ora siamo giustificati per la grazia, lo abbiamo spiegato altrove. Però comunque siamo tenuti a osservarlo. Per esempio, ama il tuo Signore con tutto il tuo cuore fa parte della Torah, ma noi dobbiamo osservarlo. È come se dobbiamo osservarlo. Oppure non farti immagine né scultura né di qualcosa che si trova nell'alto dei cieli, né di qualcosa che si trova sulla terra, né di qualcosa che si trova sotto la terra. Non farti nessuna immagine di queste cose, non ti prostrare davanti ad esse e non le adorare. Benedetto il nome del Signore. Qualcuno ha manipolato questo passo e ha detto: però vedi, poi Dio ha fatto fare le immagini, ha fatto fare i cherubini,
Ah, è vero, Dio ha fatto disegnare delle immagini. Però se tu leggi il comandamento, lì non dice di non fare immagini così. Ma finisci di leggere. Purtroppo non si finisce mai di leggere. Non farti immagine per adorarle. E certo che il Signore ha fatto fare dei cherubini nel Tempio e ha fatto fare delle immagini. Ma non ha fatto fare delle immagini perché gli uomini adorassero quelle immagini. Il senso dell'immagine è che l'uomo è tremendamente idolatra. Questo lo dimostra tutta la Bibbia in un solo discorso che appunto inizia dalla Genesi all'Apocalisse e anche la storia, quella arcaica, quella contemporanea, e continuerà ad essere così finché appunto non tornerà il Signore per instaurare il suo regno millenario. Quindi l'uomo, essendo terribilmente, tremendamente idolatra, il Signore dice attenzione, attenzione a non fare queste cose. Infatti oggi vediamo che gli uomini inteso come esseri umani, uomini e donne, gli uomini adorano tutto, meno che Dio. Adorano santi, madonne, pietrini, croci, reliquie, adorano il diavolo, altro che, o adorano personaggi di vario genere, o adorano persone anche di altre religioni. Insomma, l'uomo tende ad adorare stelle, sole, creato. Addirittura negli ultimi giorni l'uomo adorerà se stesso, ponendosi appunto al posto di Dio. E quindi l'uomo tende a fare tutte queste cose. Il Signore ha detto non farti immagine né scultura di cosa alcuna che si trovi nel cielo, sulla terra o sotto la terra, e non ti prostrare davanti ad esse, perché io sono un Dio geloso. È giusto che sia un Dio geloso. Benedetto è il nome del Signore, egli ci ha creati. E noi non possiamo adorare le creature, ma dobbiamo adorare il Creatore. Quindi, tornando al discorso nostro, noi siamo sottoposti a queste cose, pur trovandosi nella Torah, pur trovandosi nel Tanakh, quindi nell'Antico Patto. Noi siamo ancora sotto questa legge. Anche se non siamo più giustificati per questa legge, come è scritto in Levitico 18:5, che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà, ma oggi è stato ormai dimostrato che era impossibile mettere in pratica tutta la legge senza fallire. Ecco perché di continuo si dovevano offrire sacrifici di animali. Poi dirà appunto più avanti gli ebrei che gli animali non potevano lavare il peccato di nessuno, infatti ciò era in attesa, o voleva dimostrare, o voleva raffigurare il grande sacrificio, il sommo sacrificio del Cristo, che appunto è stato anche retroattivo. Lo dimostra il fatto che un animale non poteva certamente purificare nessun peccato. Quindi questo dimostra che il sangue di Cristo è stato retroattivo, il sacrificio di Cristo è stato retroattivo. Benedetto è il nome del Santo Signore. Ora, quindi noi siamo sempre sotto alla Torah, siamo sotto a queste cose, ma non siamo giustificati più per queste cose, ma siamo giustificati appunto per grazia mediante la fede. Santo è il nome del Signore. Certamente è ovvio che sì, siamo sotto la Torah, ma la parte liturgica, la parte sacrificale, quella che appunto raffigurava il grande sacrificio di Cristo che doveva avvenire, quella parte lì ora non è più, appunto, non siamo più sotto quella parte lì. Benedetto è il nome del Signore. Idem vale per il sabato. Infatti leggiamo qui in Luca 14 che Gesù nel giorno di sabato entrò per mangiare. Ora, oggi noi non festeggiamo più il sabato, perché appunto il sabato era per gli ebrei. Noi siamo entrati nel sabato, entriamo nel sabato, ora questo è simbolico. Dal momento in cui noi ci arrendiamo a Cristo, nasciamo di nuovo, come scritto in Giovanni capitolo 3, bisogna, o tu Nicodemo, bisogna che tu nasca di nuovo, perché ciò che è carne è carne, ma ciò che è nato, diciamo, dall'acqua, che è la parola di Dio, e dallo Spirito, no? È tutta un'altra cosa. Poi dirà, tu non sai dove va il vento, tu odi il suo suono. Insomma, c'è tutto un ragionamento, e qui sta parlando appunto della nuova nascita. Ora, entrare nel sabato significa appunto nascere di nuovo, e poi ci sarà proprio il giorno unico del sabato, che raffigura quando noi entreremo alla presenza di Dio, e quindi
ci riposeremo di tutte quante le nostre opere. Però se qualcuno vuole osservare il sabato e non ne fa dottrina, peccato non fa. Se dice l'apostolo ai Romani, se qualcuno stima un giorno più dell'altro, lasciatelo stare, perché chi fa questo lo fa per il Signore. Viceversa, se per una persona tutti i giorni sono uguali, chiaramente lasciatelo stare, perché lo fa per il Signore. Quindi se qualcuno vuole di sua libera, spontanea volontà insegnare che bisogna che se qualcuno di sua spontanea libera volontà decide di osservare un giorno più dell'altro per il Signore, per onorare il Signore, lo facesse pure. L'importante è che non ne fa dottrina. Ovvero, cosa significa farne dottrina? Se io osservo un giorno più dell'altro e poi insegno alla fratellanza che devono fare la stessa cosa, altrimenti non ottemperano alla legge di Dio, e di conseguenza se non ottemperano alla legge di Dio non saranno salvati, questa è una blasfemia. Attenzione, sto andando contro gli insegnamenti biblici, è un gravissimo peccato. Però se io di mia volontà voglio osservare un giorno più dell'altro, è una debolezza, ma insomma sono cose mie personali che gli altri non sono tenuti ad entrarvi. Benedetto il nome del Santo Signore. Bene, ora la Torah, alla quale appunto stiamo dicendo che noi comunque siamo sottoposti a questa legge, anche perché lì ci sono scritte tante cose, c'è scritto non fornicare, non adulterare, non rubare, no? Onora tuo padre, onora tua madre, insomma tutte queste cose fanno parte della Torah e noi siamo sottoposti a queste cose. La Torah è stata scritta, benedetto il nome del Signore, con lettere separate l'una dall'altra. E queste lettere sono state anche numerate. Dice, intanto vogliamo dire che la Torah sono i primi cinque libri della Bibbia, denominati altresì Pentateuco, Penta 5. E questi primi cinque libri scritti da Mosè vengono denominati Torah. Torah significa insegnamento, si chiama altresì legge. Benedetto è il nome del Signore. Questa legge o questa Torah o questo insegnamento è formato di lettere e sono state tutte numerate. Le lettere della Torah sono esattamente 304.805. Questo dimostra l'altissima fedeltà di traduzione. Infatti, pur essendo passati migliaia di anni, così quando nel principio fu scritta la Torah, erano formati di 304.805, ancora oggi, a distanza di migliaia di anni, hanno le stesse lettere. Questo dimostra la grandissima affidabilità biblica. Non è l'unico modo per dimostrare che la Bibbia è fedele, che è stata trasmessa fedelmente, ci sono tante altre cose, ma non è questo l'oggetto di questa seduta, ma qualcosa vogliamo accennare. Comunque i vari manoscritti sono stati sempre, diciamo, ritenuti, letti come li abbiamo oggi. Quando poi nel 47, un anno prima della fondazione del nuovo Stato di Israele, venisse scoperto il Qumran, dove vi si trovavano una serie di 700-800 manoscritti, tra cui quasi tutta la Bibbia al completo, benedetto è il nome del Signore, si è potuto riscontrare che era esattamente come la Bibbia che abbiamo oggi. Inoltre nella Bibbia si trovano migliaia di profezie profetizzate a migliaia di anni in luoghi diversi, da personaggi diversi. Benedetto il nome del Signore, si sono tutte quante puntualmente adempiute, sono state date anche delle date e puntualmente si sono adempiute. Profetizzare migliaia di profezie e farle adempiere a distanza di anni e di millenni è veramente qualcosa di divino. Nessuno può fare una cosa del genere salvo che Dio. Non esiste un solo libro su tutta la faccia della terra, né mai esistito e né mai esistirà, che vanti un qualcosa del genere. Benedetto è il nome del Signore. Ci sono libri che hanno fatto delle profezie e si sono avverate, ma si tratta di un pugno di profezie, di un pugno. La Bibbia ne ha migliaia. Benedetto è il nome del Signore. E che anche il diavolo, conoscendo la Bibbia, essendo il protagonista della Bibbia,
può dire quello che avverrà un domani, così come leggendo la Bibbia lo possiamo fare anche noi. Per esempio, io non sono un profeta, ma posso dire quello che avverrà un domani. Per esempio, posso parlare del millennio che avverrà in questo mondo, posso parlare del rapimento della Chiesa che avverrà in questo mondo, e così come potevano parlare diciamo gli antichi che Israele sarebbe ritornato nella sua terra, infatti questo è avvenuto nel 1948, e tantissime tantissime altre cose. Quindi ci sono profezie che sono state fatte e sono state si sono veramente verificate, ma si tratta di un pugno. E anche il diavolo, infatti vediamo di apparizioni di madonne che hanno detto cose che poi si sono avverate, ma si tratta di una, due, tre profezie e mai di migliaia. E anche il diavolo fa miracoli e può raccontare qualche cosa che avverrà un domani. Per esempio abbiamo la situazione di oggi, se ne parla tanto, di San Malachia, che ha profetizzato quei 112 papi che si sono avverate puntualmente questa profezia. Benedetto il nome del Signore. Ora io non l'ho studiata al dettaglio, ma di quello che sento dire sembrerebbe che si sia avverata al dettaglio, ma non è che quella profezia venisse da Dio, tanto per cominciare. Cominciamo a capire che quella profezia non viene da Dio, ma viene da Satana, e è l'uomo che attinge alla Bibbia e non la Bibbia che attinge all'uomo. Attenzione. E il diavolo, essendo il protagonista della Bibbia ed essendo il miglior teologo al mondo, guardate, se tutti i più grandi teologi al mondo si sedessero intorno al diavolo e incominciassero a portare avanti un dibattito, lui li farebbe sicuramente tutti scappare, perché conosce la Bibbia perfettamente. Infatti affrontò Gesù come? Da un punto di vista teologico, nel deserto. Gli citò le scritture. Ora, il diavolo sarà pure un grande teologo, ma non sarà mai grande quanto il nostro Signore Gesù Cristo, il quale lo ha schiacciato e lo schiaccerà. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo. Quindi il diavolo, conoscendo appunto la parola di Dio molto bene, conosce molto bene il futuro, tanto più che lui è un protagonista del futuro. È un protagonista, è uno dei primi protagonisti. E infatti nel millennio farà quello che vorrà, a suo piacimento. Benedetto è il nome del Santo Signore. Per cui, tornando appunto al discorso iniziale, la Bibbia è altamente fedele. La Torah è composta, appunto, lo ripetiamo, di 304.805 lettere. È molto fedele, la sua affidabilità non ha dubbi, tranne per coloro che vogliono presentare una inaffidabilità basata sul nulla. Benedetto è il nome del Signore. Ci sono oltre 25.000 manoscritti solamente per il Nuovo Testamento, l'Eliade, Aristotele e tantissimi altri. Qualcuno arriva a 100 manoscritti, eppure nessuno si è mai sognato di dire che non sono affidabili. Beh, la Bibbia ne ha 25.000 solo per il Nuovo Testamento, per non parlare di tutti quei citamenti e quelle fonti storiche, e tutti dicono la stessa cosa. Benedetto è il nome del Signore. La legge, già che siamo qui, stiamo parlando della Torah, della legge, andiamo avanti. La legge è per noi, benedetto è il nome del Signore. Essa inizia appunto con una lettera, che è la Beit. Benedetto è il nome del Signore. Infatti l'inizio, nella lingua appunto cananea, nel paleoebreo, che poi si trasformerà perché andranno in schiavitù in Babilonia, quindi entrerà l'aramaico, che è quasi simile, e poi l'aramaico appunto si dividerà in medio, tardo, antico, vabbè, eccetera eccetera. Però la prima lettera della Torah è la Beit. Infatti, se noi andiamo a leggere, leggeremo appunto Bereshit, Bara, Elohim, quindi Beit. E si trova appunto nel primo libro del Pentateuco, che è Genesi, ma che nell'originale è Bereshit, appunto principio. Poi si tradurrà in Genesi direttamente, sempre dagli ebrei, appunto quando scriveranno la legge e tutto quanto il Tanakh, tutto quanto l'Antico Testamento in greco. Benedetto è il nome del Signore. E quindi
lì la versione denominata la versione dei 70, detta appunto la Settuaginta, praticamente lì gli cambieranno nome in Genesi. Ora, il primo libro della Genesi, la prima lettera della Genesi è la Beit, e l'ultima lettera della Torah, quindi del quinto libro, quindi del Deuteronomio, è Lamed. Ora, queste due lettere messe insieme, benedetto è il nome del Signore, formano una parola, guarda caso, e la parola è Lev. Ora, in aramaico la parola Lev significa cuore. E ha un significato simbolico incredibile. Benedetto è il nome del Signore. In pratica il Signore qui ci sta dando un insegnamento. Cioè, questa legge, quindi dalla prima lettera all'ultima lettera, la devi ben custodire dentro il tuo cuore. Questo sta dicendo il Signore. Dentro al tuo cuore, infatti, quando gli diede i 10 comandamenti, perché il Signore ci diede la legge, no? Ma la legge non è composta di 10 comandamenti, ma di 613. E in questi 613 comandamenti ci sono i 10 comandamenti. Questo lo abbiamo spiegato altrove, potete vedere i nostri video, e adesso quindi non toccheremo questo aspetto. Quindi, quando ha dato questi 10 comandamenti, che si trovano dentro i 613 comandamenti, li ha dati in due tavole di pietra. E praticamente qui sta dando un grande insegnamento. Benedetto è il nome del Signore. Praticamente sta dicendo il Signore che io ho scritto questi comandamenti in tavole di pietra, perché i 10 comandamenti sono stati scritti direttamente con il dito di Dio. Benedetto è il nome del Signore. E li ha scritti in delle tavole di pietra che rappresentano il cuore dell'uomo, che è duro come un sasso. E nessuno può scrivere nel cuore di nessun uomo. Nessun predicatore ti può convincere di peccato. Nessun pastore. Nessuno può fare una cosa del genere. Ma solamente Dio può fare una cosa del genere. Benedetto è il nome del Signore. E il Signore è in grado di scrivere in qualsiasi cuore la sua legge. Basta che tu creda. Benedetto il santo nome del santo Signore Gesù Cristo. Santo, santo, santo Egli è. Bene, quante cose si trovano scritte in questa legge che ci fanno bene. Santo è il nome del Signore. Vedete, il mondo nel quale ci troviamo, se credesse solamente alla, diciamo, se mettesse in pratica, permettetemi questa espressione, se mettesse in pratica una piccola parte di quello che si trova nella Torah, quanti benefici ne trarrebbe, benedetto è il nome del Signore, quanti benefici ne trarrebbe. Ma purtroppo le persone che mancano di fede non vogliono sapere nulla di tutto questo. Ma quante cose dice la Torah, la legge dell'Eterno, che sono buoni. Sono buone, benedetto è il nome del Signore. Vogliamo vedere qualche cosa ora qui e ora là. Vado a cercare nella mia Bibbia. Voglio leggere ora qui e ora là. Qualcosa si commenterà, qualcosa no. Perché la parola di Dio si commenta da sola. Vogliamo leggere Levitico 18. Lo sto andando a cercare nella mia Bibbia. 18. Levitico 18, dal verso 22, ci dà alcune indicazioni molto importanti. Io leggo da una vecchia Diodati, benedetto il nome del Signore. Levitico 18:22 dice: non giacere carnalmente con un maschio, perché ciò è cosa abominevole. Levitico 20:13, vado a cercare nella mia Bibbia. Levitico 20:13 praticamente ripete la stessa cosa e dice così la parola del Signore: se alcuno giace carnalmente con un maschio, ambedue hanno fatta una cosa abominevole, del tutto facciasi morire, sia il loro sangue sopra di essi o sopra di loro. E infatti, ancora oggi, chi fa queste cose morirà. Morirà di una morte eterna. Benedetto è il nome del Signore. Infatti la natura insegna,
la natura insegna che fare queste cose è completamente innaturale. Mm-hmm. Gli animali possono fare quello che vogliono perché sono animali e non hanno razionalità, non hanno raziocinio. Ma l'uomo, l'essere umano che ha razionalità, ha raziocinio, sa che queste cose non sono buone, non vanno bene, perché oltre che lo dice Dio, ce lo insegna la natura. Infatti per fare un bambino ci vuole un uomo e una donna, altrimenti un bambino non nascerà mai. Poi gli animali facessero quello che vogliono, ma la natura insegna che un bambino nascerà solamente da un uomo e una donna, e mai due coppie di sesso uguale. Queste cose non se ne parlano, ma vanno purtroppo a chi non le vuole ascoltare, ovviamente, ma ahimè per loro, purtroppo noi figli della luce, figli di Dio, dobbiamo dire queste cose. Benedetto il nome del Signore. Se qualcuno è tentato in queste cose, si apparti da queste cose. La tentazione rimarrà, ma tu appartati da queste cose e prega il Signore. Benedetto il nome del Santo Cristo. Ognuno di noi è tentato in qualcosa. Io non sono tentato in queste cose, ma sono tentato in altre cose, come tutti quanti siamo tentati. Ora, la tentazione non è peccato. Il peccato è concedere che la tentazione si concretizzi, si materializzi. Queste cose, tra l'altro, portano anche malattie, benedetto il nome del Signore, e portano anche depravazioni, che non lo diciamo noi, è stato detto da importanti dottori, psicoanalisti, psichiatri e quant'altro, che purtroppo l'omosessualità porta anche alla pedofilia. Mentre invece l'astinenza volontaria, che insomma non porta a queste cose assolutamente, ma la omosessualità porta anche alla pedofilia. E questo conferma la parola di Dio. La parola di Dio nel Salmo 42 verso 7 parla che un abisso poi ne porterà subito un altro. Queste cose noi figli di Dio le dobbiamo predicare, perché sono parola di Dio e la parola di Dio va predicata. Chi la vuole accettare l'accetta, chi non la vuole accettare non l'accetterà, ma rimarrà nella condanna eterna, ed è appunto sarà gettato prima nell'inferno e poi nello stagno di fuoco. Benedetto è il nome del Santo Signore. Ci sono altre cose nella Torah, come vedete anche noi cristiani siamo sottoposti alla Torah, come state vedendo, anche se siamo giustificati per grazia mediante la fede. Una volta entrati nella grazia, comunque siamo tenuti a mettere in pratica la parola del Signore. Efesi 2, 8, 9, 10 e seguire lo specifica molto bene. Andiamo a leggere anche 19, 26, sempre di Levitico. Vado a cercarlo, Levitico 19, 26. Quante cose il Signore ci insegna nella sua parola. Se il mondo mettesse in pratica una parte di questa legge, quanti benefici ne troverebbe? Immaginiamo se la mettesse in pratica tutta. Bene, ora qui dice praticamente nel verso 26 di Levitico 19 la seconda parte. La prima parte dice non mangiate nulla col sangue, la seconda parte dice non usate auguri né pronostichi. Cioè colui che legge, benedetto, il futuro, cartomanzia, oroscopi e tutto quanto, perché queste cose fanno parte di divinazione, di magia, e hanno a che fare con il mondo dell'occulto. Benedetto il nome del Signore. Il Signore ci ha sempre detto di stare molto lontani da tutte queste cose. È molto pericoloso. Quando noi andiamo da qualche parte, ci facciamo leggere la mano, l'oroscopo o cose che apparentemente sembrano innocenti, in verità stiamo attirando le forze del male nella nostra vita. Gli stiamo dando il benvenuto, gli stiamo aprendo il nostro cuore. Dice, come si apre? Dice, apri, non so se avete mai sentito questa frase, apri il tuo cuore a Dio. E qualcuno si chiederà, come si fa a aprire il cuore a Dio? Credi in Lui. Credendo in Dio, si apre il cuore a Dio. Ora, allo stesso modo, si può aprire il cuore al nemico di Dio, al diavolo. Come? Credendo in Lui. Facendo le cose che Lui dice di fare. E il diavolo ti dirà di consultare maghi, di fare stregoneria, di fare le carte, di farti leggere le mani e tutte queste cose che apparentemente sembrano innocenti, ma dietro si cela
una grandissima attività demoniaca che ti porterà alla tua distruzione e non solo della tua famiglia, di tua moglie, di tuo marito, dei tuoi figli. Anche i figli ne risentiranno, non dormiranno più tranquilli, non avranno pace nel sonno. Dice, ma addirittura sì, si ripercuote. Benedetto il nome del Signore. Attenzione, non sto parlando di maledizioni generazionali, queste cose le condanna la parola di Dio. Abbiamo fatto un video dove spieghiamo che le maledizioni generazionali sono una vera e propria fantasia, esse non esistono. Sto parlando del tuo peccato e praticamente in senso fisico neri e spirituale certamente ne risentiranno anche i tuoi figli, a meno che i tuoi figli non siano dei cristiani. Però se tu fai satanismo e quant'altro, ne risentiranno anche i tuoi figli. O pensate che quando Gesù entrò nel tempio che c'era un fanciullo posseduto, perché pensate che era posseduto quel fanciullo? Ma sicuramente chissà quello che facevano i suoi genitori. Se tu leggi il Salmo 106, dal verso 20 in poi, potete leggere come il popolo di Israele era caduto nel satanismo più completo, fino al punto tale di bruciare bambini vivi, erano i loro figli. Li bruciavano, li offrivano in olocausto. Di questo ne abbiamo già parlato abbondantemente in altre sedute. Quanto c'è da imparare nella Torah, nella parola di Dio, in tutta la Bibbia, però in questo momento, in questo preciso momento, ci stiamo dedicando alla Torah e continueremo a farlo. Quindi questo per dimostrare, per tutti coloro che temono la legge, che temono l'Antico Testamento perché esso è incomprensibile, no, dobbiamo leggere solo il Nuovo Testamento, sbagliato, dobbiamo leggere tutto. Tutto dobbiamo leggere, e il Nuovo e l'Antico, e l'Antico e il Nuovo, l'uno non è più dell'altro. Certamente una persona che si avvicina per le prime volte al cristianesimo gli si farà leggere ovviamente il Vangelo di Giovanni, piano piano poi si introdurrà contemporaneamente con la lettura della Genesi, poi insomma ogni pastore ha il suo sistema e metodo, però un po' tutti quanti ministri di Cristo facciamo sempre leggere come primo libro appunto l'Evangelo di Giovanni, l'apostolo dell'amore. Ho sentito dire che qualcuno sconsiglia questo, purtroppo mi devo trovare in completo disaccordo, perché l'Evangelo di Giovanni è un Evangelo che si presta molto, specialmente per le persone che si accostano per le prime volte, e non sono l'unico a dirlo, ma siamo in migliaia di ministri di Cristo che consigliamo l'Evangelo di Giovanni ormai da centinaia di anni. Benedetto il nome del Signore. Bisogna insegnare queste cose, santo, santo, santo. Ora, ci sono altri passi molto belli che ci dicono come dobbiamo vivere, perché la fede, come è scritto in Giuda, per la fede una volta insegnata, la fede è anche un insegnamento, non è solamente credere. In chi credi? Dice tu, in chi credi? In cosa credi? Oddio, aspetta, no? Io credo in, non lo so. Senti, fai una cosa, ti do il numero di telefono, parla con il mio pastore. No, la fede è personale, devi sapere in cosa credi, cosa vivere. Santo è il nome del Signore. La fede è anche una norma di vita, lo possiamo vedere. La Torah è costituita di 613 comandamenti. Santo è il nome del Signore. Vero è che siamo giustificati per grazia mediante la fede, ma la fede porta la conoscenza, perché la fede è una conoscenza ed è anche una norma, e la fede porta questa norma, questa conoscenza, che diventerà una norma, ripeto, di vita. Tutto combacia, e tutto è scritto lì in Efesi 2:8 e altrove. Santo, santo è colui che viene a rapire una chiesa pronta, santa e preparata. Vogliamo leggere Levitico 19:28. Levitico 19:28 dice qualche cosa di molto importante. Leggiamo: parimente non vi fate alcuna tagliatura nelle carni per un morto, e non vi fate bollatura alcuna addosso. Io sono il Signore. Santo, santo, santo. Bene, ora praticamente qui sta parlando di tatuaggi. Benedetto è il nome del Santo Signore. Levitico 19:28, santo è il nome del Signore. Lo vado a cercare su un'altra versione,
che altro non è che il Tanakh ebraico. Benedetto è colui che viene. E praticamente Levitico 19:28 dice quanto segue: e non vi fate nessun taglio nel vostro corpo per un morto, e non fate su di voi dei tatuaggi, io sono il Signore. Qui ho letto direttamente il Tanakh ebraico, quindi il Pentateco fatto direttamente dagli ebrei. Qui sulla destra ho il linguaggio originale, e quindi sta parlando di tatuaggi. E oggi stiamo vedendo che questi tatuaggi proliferano, ce ne sono sempre di più. Le persone si fanno dei tatuaggi un po' in tutto il corpo, alcuni arrivano anche a farseli nel viso. È un vero peccato, uno, perché Dio ti ha fatto in modo meraviglioso. Tu sei bellissimo, sei bellissima, nel senso di creazione, di creatura di Dio, di figlio di Dio. Santo è il nome del Signore. Perché devi rovinare la creazione di Dio? Satana vuole rovinarla. Dice qualcuno, dirà, ma io non sono bellissimo, ho dei difetti. Sì, abbiamo dei difetti perché è entrato il peccato, ma con tutti i nostri difetti siamo tutti bellissimi in quanto creazione di Dio. Siamo esseri umani, non dobbiamo rovinare la creazione di Dio. Questi tatuaggi, tanto più che non fanno respirare la pelle, e poi spesso rappresentano simbolismi che non sono tanto per la quale, addirittura alcuni sono satanici, tipo serpenti, cose del genere. E quindi e purtroppo, siccome questo mondo è dominato dalle forze del male che sono nell'aria, praticamente inducono le persone a fare questi atti, ad andare contro la parola di Dio. Pensate, la parola di Dio condanna i tatuaggi e la gente si fa i tatuaggi. Ma se il Signore ti dice di non fare una cosa, ma perché la devi fare? Benedetto è il tuo nome. Quanti sono segnati, sono segnati da queste cose? Benedetto è il nome del Signore. E poi, arrivati a Levitico 19:19, benedetto è il nome. Vogliamo leggere Levitico capitolo 19, sempre il verso 19. E appunto tratteremo questo verso in maniera un pochino più dettagliata. Santo è il nome del Signore. Leggiamo: non accoppierai bestie di specie differenti, non seminerai il tuo campo con due sorta di seme, né porterai veste tessuta di due diverse materie. Amen. In questo passo, solamente in questo verso, ci sono tre comandamenti. Apparentemente questi comandamenti sono irrisori, sono banali, e qualcuno può essere anche abbastanza difficile, ovvero incomprensibile. Ora però, in tutto questo c'è un principio. Ciò che apparentemente è irrisorio, in verità nasconde appunto un grande principio. E il principio è questo: ubbidisci. Perché infatti qualcuno si domanderà, scusa, ma che male c'è a fare tutte queste cose? Che male c'è addirittura importare una veste tessuta in due diverse materie, o in due diversi tipi di stoffa? E il principio è questo: ubbidisci. Ti faccio una domanda: che male c'era del fatto che Adamo ed Eva mangiassero del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male? Era un frutto buono, non è scritto che era un frutto avvelenato, un frutto che portava la morte, no, nulla di tutto questo, era un frutto buono. Ora però in tutto quello c'era un principio: ubbidienza, ubbidisci a quello che ti dice il Signore. Questo è il primo principio che dobbiamo sempre tenere presente quando accettiamo Cristo, quando accettiamo il Signore, quando accettiamo la fede. Inoltre, benedetto è il nome del Signore. Qui praticamente sta parlando di incroci, di tante cose. Vogliamo iniziare con il primo incrocio, delle bestie. Non accoppierai bestia di specie differenti. Eh sì,
non accopperai bestie di specie differenti. Infatti noi leggiamo nella Genesi che il Signore creò gli animali ciascuno per la sua specie e creò gli alberi, creò le piante ciascuna per la sua specie. Quello che Dio ha creato è buono, è perfetto. Non cercare di modificare quello che Dio ha fatto, così come dicevamo poc'anzi nei confronti del tatuaggio. Perché l'uomo tende sempre a modificare tutto quello che Dio ha fatto. Questo è uno spirito che va contro la parola di Dio. Benedetto è il nome del Santo Signore. Inoltre, queste cose comporteranno dei mali per l'umanità. Infatti, lo rileggiamo, non accoppierai bestie di specie diverse. Bestie di specie diverse. Farò un esempio su tutti. Oggigiorno si sentono tante cose, nei mass media in particolare, ogni tanto sicuramente è capitato a tutti quanti di venire a conoscenza che si è verificato un episodio molto sconvolgente, in quanto un cane ha sbranato qualche bambino o qualche adulto addirittura, in maniera inusuale. Ora, se si va poi un pochino avanti e si va a indagare cosa è successo, di che cani si tratta, di che razze si tratta, si viene a conoscenza che sono dei cani che in verità in natura non dovrebbero esistere, in quanto sono stati degli incroci tra razze completamente diverse che non andavano incrociate. E se andiamo un pochino oltre, si viene a conoscere che questi incroci sono stati fatti di proposito dall'essere umano, quindi dall'uomo, per creare delle bestie atte alla guerra, al combattimento, cioè al male. Uno su tutti spicca la razza il pitbull o il bulldog americano, ma ce ne sarebbero tanti altri. Ora, queste razze, appunto, ripeto, sono state fatte proprio per essere più aggressive, per essere più cattive. Ecco qui la malvagità che si trova nell'essere umano. Lo possiamo vedere anche nel nostro mondo. Non c'è bisogno, benedetto il nome del Signore, di spostarci molto. Lo vediamo anche nel nostro, diciamo, posto di lavoro o dove noi abitiamo. Possiamo vedere quanta malvagità si trova. E quindi incrociando queste bestie diverse di animali, andiamo contro il comandamento di Dio. Ed ecco qui che succedono delle cose che non dovrebbero succedere. Mettere in pratica la parola di Dio, e qui stiamo vedendo, in questo momento stiamo esaminando la Torah, quindi continueremo su questa linea in questa seduta. Come ho detto prima, lo voglio ripetere, se l'essere umano mettesse in pratica solamente una parte della Torah, pensate, una parte, che noi non siamo chiamati a mettere in pratica una parte, ma tutta quanta la Bibbia. Ora io sto facendo un discorso fuori, diciamo, fuori dal contesto di fede e di cristianesimo, ma se il mondo, coloro che non sono cristiani, mettessero in pratica una parte della Torah, pensate quanti benefici ne potrebbero trovare. Benedetto è il nome del Signore. Ora poi continua e dice, sempre nel verso 19, appunto, è composto da tre comandamenti, dice: non seminerai il tuo campo con due sorta di seme. Benedetto è il nome del Signore. Non seminerai il tuo campo con due sorta di seme. Qui la parola di Dio parla testualmente del campo, non sta parlando del seme. Ecco, questo lo voglio mettere nero su bianco, lo voglio precisare, lo voglio ripetere perché è importante. Non sta parlando del seme, sta parlando del campo, di seminare il campo, quindi il seme non c'entra niente. Comunque, l'Apostolo Paolo delle volte si spingeva oltre. Benedetto il nome del Signore. In un contesto leggiamo che l'Apostolo Paolo dirà: io non ho un comandamento dal Signore. Si stava riferendo alle vergini, però dico la mia. Questo è scritto in Prima Corinti capitolo 7 verso 25. Quindi non c'era un comandamento dal Signore, però lui aveva un'idea, una opinione, e lo mette nero su bianco: io vi do quello che è la mia idea, poi voi ne farete quello che riterrete giusto. E dopo aver dato il suo parere,
più avanti preciserà che comunque egli aveva ricevuto lo Spirito Santo. Ciò significa che esso, lo Spirito Santo, ci guiderà, no? In tutta quanta la verità. Quindi dare il nostro parere, precisando appunto che è il nostro parere su un argomento biblico, non è antibiblico, si può fare. Benedetto il nome del Signore. E per cui io farò qui la stessa cosa. Dirò quello che sto per dire e la mia opinione, che poi ognuno deciderà quello che ne farà. Benedetto il nome del Signore. Per cui qui abbiamo letto del campo e non abbiamo letto altro, quindi qui sta parlando del campo. Ma a mio parere, se questa cosa vale per le vesti, per il campo, per gli animali e per tante altre cose, sicuramente valdrà anche per i semi. Infatti, modificare dei semi in maniera innaturale, secondo me, è una cosa deleteria all'essere umano. Qualcuno dirà: cosa vuoi dire in tutto questo? Vedete, oggi c'è una grande diatriba su un argomento che personalmente non ho competenza. Quindi non posso fare altro che ascoltare gli altri e pendere dalle loro labbra. E mi sto riferendo in particolare agli OGM, cioè organismi geneticamente modificati. Non ci capisco niente. Però sento molte voci in merito. E molte di queste voci dicono, fatti da personaggi appunto che si occupano, dottori, insomma, personaggi insomma con lauree, con nomi che sono anche ben noti e conosciuti, dicono che fanno molto male e che stanno rovinando il corpo umano. Altre correnti invece dicono: no, state tutti tranquilli e va tutto bene. Ora, però, chi conosce un pochino la storia sa che ogni volta che è stato detto stai tranquillo, a Roma ci abbiamo un detto, sì, sta tranquillo, sta, non te preoccupare, dice tranquillo, ha fatto una brutta fine, l'hanno ricoverato al terzo piano insieme a non te preoccupare. Stanno tutte e due l'uno a fianco all'altro. Bene, per cui, detto questo, perdonatemi in questo sarcasmo, detto questo, io non saprei dire gli OGM cosa sono, se fanno bene o fanno male. Stando a queste voci, certamente sarebbe preoccupante, no? Infatti sono molte le voci che si sollevano in contro di questi organismi geneticamente modificati. Il nome me la dice tutta, c'è una modificazione del creato di Dio. Quando il Signore in continuazione mi dice di non modificare il creato, allora io sarò anche un ignorante in genetica e in tutte queste cose, ma noi figli di Dio, pur essendo ignoranti in molte cose, non siamo ignoranti nella parola di Dio. Questo vale per tutti, non è che solo i pastori conoscono la parola di Dio. Tutti conosciamo la parola di Dio perché la studiamo, la leggiamo, oppure anche se non la studiamo andiamo in chiesa, ci viene insegnata. Benedetto il nome del Signore. Quindi conosciamo la volontà di Dio, perché la fede è una conoscenza, è un insegnamento, è un modo di vivere. Per la fede, una volta insegnata, cioè la fede va insegnata. Benedetto il nome del Signore. I comandamenti vanno insegnati, altrimenti come faccio a sapere quello che devo fare per piacere al mio Dio? Quindi la parola di Dio in continuazione mi dice di fare attenzione a quello che si modifica, specialmente in maniera innaturale, tanto più che si sollevano tutte queste voci. Ora io la dico così, ripeto, qui parla del campo, non parla dei semi, quindi non posso dire nulla, però come faceva l'apostolo Paolo, anch'io dico la mia e dico il mio parere per ammaestrare il popolo. Perché lo faccio? Perché lo facciamo? Per amore. Cerchiamo di far sì che il popolo vada in meglio, perché conoscendo la parola di Dio, amandola, mettendola in pratica, si andrà in meglio. Benedetto è il santo nome del Signore. E andiamo a concludere appunto con l'ultima parte del versetto, che dice appunto: ne porterai veste tessuta di due diverse materie. E qui è un rompicapo, apparentemente. Dice: ma adesso perché il Signore proprio non vuole addirittura che io mi possa mettere un vestito con tessuti diversi? Benedetto il nome del Signore. E ritorniamo allo stesso principio di prima.
Il principio è ubbidisci. Che male c'era nel mangiare il primo frutto? Niente. Ecco. Ora però qui il problema non è tanto la veste. Questa non è, non lo diciamo solo noi, anche scuola ebraica. Non è tanto la veste fatta di diversi tessuti. Qui è il principio. Benedetto il nome del Signore. È il principio. Quindi il principio è, primo, ubbidienza, ne abbiamo già parlato. Secondo, cose difficili da capire, il Signore ce ne dà. Perché? Lo fa apposta. Come dire, io ho creato esseri umani, non ho creato bestie. Le bestie sono bestie, rimangono bestie. Ma tu sei un essere umano, hai un raziocinio, rifletti. Pensa, cerca, scruta, prega. Ricevi dal Signore la grazia di comprendere. Chi la riceve, chi cerca. Aha. Ora, questo è un altro principio, ma chissà quanti ce ne sono. Comunque, ne parleremo di quei di qualcuno che noi conosciamo. E un altro principio è questo, le mescolanze. Il popolo di Israele, il popolo di Israele non solo ha commesso dei peccati incredibili, ma uno in particolare è stato il peccato delle mescolanze. Questo peccato delle mescolanze lo ha portato a deviare dalla retta via, a voltare le spalle al Signore e anche a introdursi nel satanismo. Questo ne abbiamo già parlato in altri video. Benedetto il nome del Signore, potete vedere il nostro video intitolato la massoneria alla luce della Bibbia, ma tantissimi altri video, tantissimi, insomma, abbiamo fatto anche altri video in merito. E quindi possiamo leggere anche Neemia, Ezra, insomma, il Salmo, l'abbiamo detto prima, il Salmo 106 è una conseguenza di queste mescolanze. E insomma, il Signore ha detto non ti mescolare con questi popoli, perché appunto facevano queste pratiche, questi atti, queste azioni. Benedetto il nome del Signore. E quindi doveva ben inculcare il Signore nella mente del suo popolo, no? Che le mescolanze non venivano da lui. Un'altra mescolanza era anche mescolare appunto il bene e il male, cioè il culto al Signore. Il Signore Hashem, il Signore del cielo, con il culto ai Baali, cioè Baali sta anche per Signore, Baali, signori, o anche Dio, sta anche per Dio, ma non Hashem, il Signore del cielo e della terra, ma i signori di questo mondo, cioè Satana e il diavolo. Quindi mescolare il bene e il male, e che se studiamo anche in maniera superficiale l'Antico Testamento ci renderemo conto che il popolo ebraico spesso mescolava i due culti, il culto al Dio vero con il culto al Dio con D minuscola, Dio satanico, come avviene ancora oggi. Quanti escono dalla chiesa e poi magari vanno, si fanno leggere la mano, si vedono l'oroscopo, o vanno dal cartomante, o vanno dallo stregone, o vanno dallo sciamano, o fanno altre cose che comunque vanno contro la parola di Dio e mischiano sacro e profano, sacro e profano, sacro e profano. Benedetto è il nome del Signore. E quindi vado in chiesa, sono santo, apparentemente esco fuori dalla chiesa, non lo sono, come dirà appunto Paolo a Timoteo, avendo l'apparenza della pietà ma avendone rinnegata la potenza. Cioè hanno l'apparenza di essere santi, ma poi quando si tratta di vivere la santità alla quale credono, la fede alla quale credono, per carità, lì non si vive, quindi non c'è potenza. Questo si intende per potenza. Benedetto è il nome del Santo Signore. Ora vogliamo leggere anche un altro passo, Deuteronomio 22:10, un altro passo che apparentemente è un rompicapo, lo vado a cercare nella mia Bibbia. Deuteronomio 22:10, leggiamo quanto segue. Non lavorerai con un bue, cioè si parla di arare, non lavorerai con un bue e un asino aggiogati assieme, cioè non arerai, non farai l'aratro con due animali aggiogati, messi insieme, che non siano della stessa razza. Quindi qui fa un esempio, asino e bue. Ecco qui che apparentemente è un altro rompicapo. Oh Signore, adesso il Signore si preoccupa anche di questo. Certo, perché il creato del Signore non è tuo. Attenzione a chi distrugge il creato di Dio. Attenzione a chi fa del male
agli animali, perché qui si tratta di fare del male agli animali. Dice, ma noi possiamo mangiare gli animali? Ma certo che possiamo mangiare gli animali, ma fai attenzione quando uccidi un animale di non farlo soffrire. Perché noi quando uccidiamo, io per esempio non uccido animali perché non faccio questo tipo di lavoro, il contadino, queste cose qui, faccio un altro lavoro. Però se io facessi questo tipo di lavoro e dovessi uccidere un animale, tipo una mucca, insomma quello che sia, per poi appunto farlo sezionare tutto quanto, lo si deve fare in maniera tale che l'animale non soffra. Guai a far soffrire il creato di Dio, a maltrattare il creato di Dio. Benedetto il nome del Signore. Queste cose qui Dio le condanna. Ora qui c'è anche il principio, intanto obbedisci, no? Poi c'è anche il principio, non capisci, pensa, rifletti, cerca la risposta, prega il Signore, cerca la risposta. Anche il Signore si usa anche di fratelli anziani che possano insegnare la sua legge al popolo di Dio. Insomma, cerca la risposta, datti da fare, prega il Signore che ti apra una via per trovare quella risposta. E quindi qui un altro insegnamento appunto è quello di lavorare il campo con due specie diverse. Noteremo uno molto forte, uno assai meno forte. Quindi il bue è più forte dell'asino. Ora, se tu facessi una cosa del genere, noteresti immediatamente che il bue trainerà l'asino. Benedetto è il nome del Signore. E quindi l'asino rimarrà dietro e l'asino soffrirà moltissimo. Tanto. E tu lo vedi. Tu che sei un contadino e stai lì davanti, vedi che l'asino sta soffrendo. E beh, perché non te ne preoccupi? Tu non devi far soffrire gli animali. Benedetto è il nome del Signore. Comincia a rispettare la creazione del Signore. Questo è un insegnamento importante. Ma poi c'è anche un altro insegnamento, ed è soprattutto per noi. Nel senso che, mi spiego, quell'asino e quel bue sei tu e sono io. E qualcuno si offenderà, ma che, mi dai dell'asino? No, non è questo, lo dico in senso simbolico. Simbolicamente quell'asino e quel bue può rappresentare te o può rappresentare me. E torniamo al discorso precedente di Levitico 19:19, di quando parlava dei tessuti, di non mischiare tessuti, perché mischiando tessuti certamente le mescolanze, il bene e il male, farà male. Benedetto è il nome del Signore. Qui ha lo stesso identico significato. Immaginiamo due persone. Di queste due persone, uno è credente e l'altro non è credente. Ora immaginiamo invece una persona sola, una sola persona. Immaginiamo questa persona sia un credente, ok? Ora immaginiamo che questo credente sia il bue, ok? E non l'asino, sia il bue, quindi sia un credente molto forte, tutto quello che ti pare. A un certo punto questo credente conosce un miscredente, uno che con la fede non vuole nulla a che fare, che addirittura la perseguita, che la calpesta e tutto quanto. Metti che questo credente si unisce, quindi questo bue si unisce a questo miscredente che è un asino. Certamente questo credente è talmente forte per la grazia di Dio che arriverà a destinazione, ma dietro si porterà un peso morto. Un peso morto che gli farà la vita impossibile e chissà quante cose gli eviterà di fare. Non andare in chiesa, vai sempre in chiesa, vuoi servire il Signore e facciamo qui e facciamo là. E basta, e stai sempre a leggere la Bibbia, e insomma, e andiamo magari in posti dove la Bibbia non gli piace che tu vada. E tante altre cose potremmo dire. Le mescolanze sono sempre state la rovina del popolo di Dio. Benedetto è il nome del Signore, possiamo fare anche viceversa. Immaginiamo invece che tu non sei il bue, ma sei l'asino. Perdonami se ti do dell'asino. Facciamo finta che sono io l'asino, così non offendo nessuno. Allora, io sono l'asino. Allora, facciamo finta che io sono l'asino simbolicamente,
simbolicamente, e quindi ho tot e forza e sto servendo il Signore, amo il Dio, se credo in Dio e tutto quanto. A un certo punto conosco un abue, lo so, fa ridere, ma devo fare questi esempi perché la scrittura li porta. Conosco un abue, quindi, che è più forte di me. E che succede? Che a un certo punto io mi metto con questa abue e a un certo punto questa qui mi trainerà lei a me, fuori la fede. Come è successo? Possiamo leggere, abbiamo già parlato di questo, in appunto La massoneria alla luce della Bibbia, in Numeri 25, che praticamente i figlioli di Israele si accoppiarono con le figliuole dei Moabiti ed esse li portarono addirittura al satanismo. Attenzione, dice, ma il Signore può essere che poi converta la persona. Vedi? Intanto stai andando contro la legge dell'Eterno, quindi già perdi lì la benedizione dell'Eterno, perché l'Eterno non benedice chi va contro la sua parola, tanto per cominciare. Secondo voi ci sono stati casi che questo è avvenuto, ma fanno parte del 2, 3, 4, 5%. Il 95% che hanno fatto queste cose, e questa è storia, possiamo leggere tutta quanta la Bibbia, tutto quanto l'Antico Testamento è impregnato di queste cose, possiamo vedere come veramente sono stati trainati lontani dalle vie del Signore, di Adonai Elohim. Purtroppo questo è un peccato molto antico. Infatti, se noi leggiamo la Genesi, il diluvio, perché avvenne? Perché a un certo punto i figlioli di Dio si cominciarono ad accoppiare con le figliole degli uomini. E la malvagità era sopra la terra, appunto un abisso ne chiama un altro, infatti dirà la malvagità era sopra tutta la terra, e poi dirà, quindi un abisso ne chiama un altro, che i figlioli di Dio si cominciarono ad accoppiare con le figliole degli uomini. Questo fu la conseguenza del primo abisso, e questo portò a far sì che l'acqua, diciamo, traboccasse dal vaso e accendesse l'ira di Dio. E allora il Signore dirà basta e mandò il diluvio e distrusse tutto. Ed è scritto che prima del rapimento della Chiesa, no, negli ultimi giorni, no, sarà come i giorni di Noè. Tradotto, succederanno le stesse cose. Infatti oggi vediamo che la malvagità è ovunque. Se noi andiamo a vedere come uccidono gli animali in Cina per mangiarli, neanche li uccidono, se li mangiano mentre sono vivi. Quindi la malvagità è ovunque, se si fa questo, pensate, in questo modo, oggi proprio il male è senza precedenti, in maniera globale, mentre una volta era in maniera circoscritta. Se noi sentiamo le persone anziane, ci diranno, io ai miei tempi lasciavo la chiave fuori la porta. Ai tuoi tempi. Prova a farlo adesso. Benedetto è il nome del Signore. Quindi la malvagità c'è sempre stata, ma non in maniera globale come oggi. Quindi è scritto che negli ultimi giorni sarà come i dì di Noè, e quindi oggi vediamo che questa malvagità ormai è infermabile, ormai non c'è più nulla da fare. E chiaramente stiamo notando altresì che il popolo di Dio è caduto nell'apostasia, come è scritto in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 verso 3, perché questo bisogna che avvenga prima del ritorno, prima del rapimento della Chiesa. E stiamo vedendo a questo fenomeno dove ormai i figli di Dio, non avendo più amore per la parola di Dio, perché si tratta di questo, perché hai perso il primo amore, dirà l'Apostolo Giovanni nella Apocalisse, quando scrive alle sette chiese. Quindi perso l'amore per Cristo, perché la parola è stata fatta carne, come è scritto in Giovanni 1, quindi la parola è Cristo. Avendo perso questo amore, oggi stiamo vedendo che praticamente ci si oppone alla parola di Dio. E ci si arrabbia anche magari con i predicatori o con i pastori o con chi dice queste cose, o si dice che si è pesanti. Fratelli e sorelle e amici cari, qui si tratta non di vedute personali, ma si tratta di parola di Dio. Se tu ami Dio, certamente vorrai servirlo, seguirlo, vivere una vita di fede, e cercherai un compagno, una compagna che praticamente nutre la tua stessa fede. Se invece ce l'hai già, l'Apostolo Paolo è chiaro in questo, in Prima Corinti 7, non mollare, non lo lasciare,
benedetto il nome del Signore, perché ormai l'assunto è fatto. Abbi fede e prega per la sua conversione al Santo Evangelo di Cristo. E questo non vale solamente per gli accoppiamenti tra partners, ma vale un po' per tutto, anche per gli accoppiamenti interreligiosi. Infatti l'ecumenismo, noi abbiamo fatto un video intitolato Ecumenismo, l'ecumenismo è altamente satanico, altamente diabolico. In Apocalisse è scritto: esci chiesa mia da Babilonia. Non avere nulla a che fare, altrove l'apostolo Paolo dirà: non mangiate neppur con loro. Ancora in Prima Corinti, nel capitolo 15, negli ultimi versi, è scritto che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E ancora in seconda Corinti, capitolo 6, dal verso 14 in poi, dirà che comunione vi è fra le tenebre e la luce. E quanti altri passi ci sono? L'ecumenismo, lo stare insieme, il mischiare, il sacro e il profano, il bene e il male, un po' di bene, un po' di male. Tutte queste cose, questi accoppiamenti, sono appunto una chiara evidenza dell'imminente rapimento della Chiesa, dell'avvento della grande tribolazione con l'Anticristo, il falso profeta e tutto quanto, della distruzione di quasi tutta quanta l'umanità, e poi del ritorno di Cristo per la seconda volta con la sua sposa, che è la Chiesa, per regnare sulla terra per 1000 anni. Fratelli, sorelle e amici, abbiamo finito. Che Dio vi benedica. Vogliamo tenere in conto non di quello che dico io, non di quello che dica chiunque, ma di quello che dice la parola di Dio, il Signore, il nostro Adonai Elohim. A Egli soltanto sia sempre tutta la lode e la gloria. Lui, sol savio, sia adorato. Amen.